La ringrazio, il governo. Governo conforme al relatore, Presidente. La ringrazio. C'era Kronbichler che chiedeva di intervenire, prego. Grazie Presidente, sì, perché per noi questo era un emendamento importante. Prevediamo un aumento con questo di 80 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 15-17 delle risorse assegnate dalla legge di stabilità per finanziare il piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica. Questo emendamento, come il Presidente aveva già detto, era stato approvato in Commissione Politiche Europee, ma successivamente stralciato dalla bilancio che ci aveva segnalato, insomma, di non avere la debita copertura. L'abbiamo cambiato, presentato in questa forma e appena, insomma, ce l'ha di nuovo ribocciata. Quindi ricorreremo all'ultimo mezzo, insomma, presentandolo come ordine del giorno. Grazie. La ringrazio. A questo punto, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il 2101 Kronbichler. Parere contrario di Commissione e Governo. Se non ci sono, dichiaro aperta la votazione. Simoni. Chi non ha votato? Chi non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 57 favorevoli, 278 contrari, la Camera respinge. Adesso andiamo al 2102, Gianluca Pini ed altri. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. I pareri sono contrari, dichiaro aperta la votazione. Qualcun altro? Allora, Ballascas, Brugnerotto, chi altro non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 62 favorevoli, 344 contrari, la Camera respinge. Adesso